Massimiliano, coordinatore della Protezione Civile, da ieri siete super impegnati. Che cosa state facendo e cosa avete fatto? Allora, fondamentalmente stiamo facendo assistenza alla popolazione, vedere chi è più disagiato, ha avuto problemi con le acque dentro le case, terreni, come si evince da qua. E stiamo cercando di fare il possibile e dare meno problematica ai cittadini. Oltre ai giardini, anche case sono state allagate? Sì, 8 abitazioni sono state allagate, tra cui uno di queste qua, proprio il terreno, il terriccio all'interno proprio coperte. E dei... Coperte dalla casa completamente, no? No, coperte proprio i seminterrati, con i detriti e quant'altro. E qual è stata la cosa più difficile da fare? E far stare tranquilli la popolazione, perché è stata brutta ieri. Quanti giorni servono per concludere l'intervento, secondo lei? Io non lo so, però adesso stamattina stavo cercando di fare un punto della situazione. Penso almeno una settimana. Buon lavoro. Grazie. Siamo a Presenziano, siamo con il sindaco Andrea Maccarelli. Ieri ci sono stati momenti di paura per i residenti di questa zona e qui vediamo ancora i resti di quello che l'acqua ha trascinato giù. Cosa è successo, sindaco? Sì, salve, buongiorno. Assolutamente è stata una giornata davvero terribile per gli abitanti di questa zona che dopo una pioggia incessante durata per un po' di tempo si sono visti piovere da su, che ci trovano nella località San Nicola a ridosso di Fossa della Neve, che è una zona dichiarata rossa, della zona di bacino proprio per rischio geologico. Quindi all'improvviso hanno visto scendere di tutto e di più, come potete vedere, misto a fango e quant'altro, che hanno spazzato via tutto quello che trova davanti. Fortunatamente si sono trovati dei canali di scudo naturali che hanno evitato un'ulteriore tragedia, perché tranne danno l'abitazione, per fortuna le persone sono rimaste comunque indenne da quello che poteva essere, voglio dire, un tragico evento. Adesso cosa succede? Quali sono le azioni da mettere in campo? Stamattina provvederemo innanzitutto alla pulizia di tutti questi detriti. Ieri abbiamo effettuato un sopralluogo su in montagna con il geologo, il dottor D'Angelo, che tra l'altro fa parte dello staff che ha curato la progettazione per la messa in sicurezza di questa zona, perché essendo una zona rossa abbiamo avuto il finanziamento per la progettazione e con delibera di giunta abbiamo approvato il progetto definitivo il 30 maggio di quest'anno e proprio qualche settimana fa ci è arrivato anche il parere dell'autorità di bacino per cui abbiamo il progetto che si è reso esecutivo. E da questo punto di vista ieri abbiamo attivato i nostri contatti con la regione, per cui a breve dichiareremo lo stato di calamità e chiederemo un intervento urgente da parte della regione proprio per la messa in sicurezza del costone e di tutta una vallata, perché spero che questo sia soltanto un avviso e non succeda più niente fin quando magari non interveniamo per la messa in sicurezza definitiva. Porta a vedere cosa è successo. Sì, una parte di quello che è successo con l'abitazione, anche la parte più grave da dove si è originata, da originato questo fenomeno, si trova proprio più su in montagna, sono 400-500 metri e diventa quasi inaccessibile perché siamo arrivati con enorme difficoltà. Magari vi accompagno per vedere un attimino. Sindaco, ma questo evento franoso è stato causato così da fattori imprevedibili oppure c'è stata scarsa manutenzione? Guardi, è una domanda sulla quale voglio dire non perché suoniamo di parte, ma possiamo chiedere anche agli abitanti di questa zona di quello che poteva essere. In effetti la manutenzione relativamente poteva evitare questo disastro semplicemente perché si è staccata proprio una parte della montagna, per cui la prevenzione migliore era appunto quello che dicevo prima, di mettere in piedi tutta una serie di progetti proprio per la messa in sicurezza di queste zone, cosa che abbiamo già fatto perché abbiamo avuto 6 finanziamenti per quanto riguarda la progettazione del rischio idrogeologico e 3, come dicevo, già sono arrivati a buon punto, abbiamo approvato il progetto definitivo, per cui riteniamo che sono dei fenomeni che non possono risolversi con una semplice manutenzione di griglie, perché per quello che potete vedere le griglie non potevano mai
raccogliere queste pietre di una dimensione anche abbastanza ampia, fango, sabbia, perché è tutto materiale che si è staccato dalla montagna. Come potete vedere, i signori sono stati l'abitazione maggiormente interessata da questi fenomeni. Allora, avete avuto un po' di paura, no? Devo dire la verità, no, non in maniera esagerata. Vediamo con gli stivali. È per forza, perché per uscire da casa ci sono un po' di detriti e quindi ho dovuto indossarli per forza, perché altrimenti con le pantofole mi sarei bagnata. Il sindaco dice che ha un progetto bello e pronto, non ha fatto in tempo però ad attuare questa cosa. Sì, ce l'ha comunicato proprio ieri, e ci ha detto proprio queste parole. E purtroppo la natura... Subito si è attivato con i soccorsi, il sindaco immediatamente. Ma siete un po' preoccupati? Un po' preoccupati, ma più che altro il casino che ci sta, non è che chissà che cosa, preoccupati di che cosa, no, perché sono 60 anni che gente che è stata qua, che non è successo mai niente, all'improvviso vedi una cosa del genere, non è che... Lei è un po' preoccupata, ha detto. Sì. Sono preoccupata per tutto quello che vedo attorno alla mia casa. Cioè? Se lei sale più sopra può vedere tutti i detriti che sono scesi dalla montagna, quindi questa preoccupazione ce l'ho. Dovranno ripulire e quindi un po' di preoccupazione c'è. Perché io poi, allora devo dire la verità, io qui ci sono nata. Qui sotto noi siamo nati, io ho 52 anni e sono sempre stata qui. Negli altri anni si è verificato sempre, insomma, ma qualche piena che è sempre stata sotto controllo, non ha causato danni. Uno spettacolo, chiamiamolo così, che ho visto ieri mattina, sinceramente io non... Cosa ha pensato quando ha visto quell'acqua scendere con tale violenza? Le potrà sembrare strano, io ho pensato solo alla mia casa. Certo. Allora spiego. Di solito si dice l'importante è che ti salvi, che non succeda nulla, che l'importante è la vita. Sì, ok, la vita è importante, però per me è importante anche casa. Quindi io mi sono trovata anche da sola a casa, perché mio marito era al lavoro, però penso che non... Si sarebbe salvato lui? Sì. Dopo un'ora che è iniziato a lavorare me ne sono venuto, perché da casa dove mi mettevo qualsiasi finestra io vedevo, io la chiamo acqua, il sindaco ha detto prima no guarda quella non era acqua, era fango, però io dove mi giravo io vedevo solo acqua e quindi io pensavo speriamo che rimaniamo qui, io e casa rimaniamo qui, non è che questo, insomma, è... devo dire la verità, la mia preoccupazione è questa, insomma, poi la preoccupazione ci sta, ripeto, è mai successa una cosa del genere, mai vista una cosa del genere. Sindaco, allora quando saranno puliti questi detriti? La signora è preoccupata. Ma stanno arrivando i primi escavatori, che purtroppo oggi è domenica, per cui abbiamo diverse zone colpite da fango e quant'altro, quindi questa è la parte più importante. Sta salendo a momenti, sarà il primo escavatore che comincerà a ripulire almeno l'area a nord dell'abitazione e per riportare giù, e credo massimo in un paio di giorni dovremo ripulire tutta l'area. Una cosa volevo precisare rispetto alla sua domanda alla signora, che il comune non ha fatto in tempo, il comune in questa fase non ha fatto in tempo ad attuare il progetto. No, ma non lo dico a lei, perché per la chiarezza nei confronti di chi ci ascolta, il progetto, come dicevo, è pronto ed è arrivato a livello esecutivo dopo l'approvazione, dopo i pareri dell'autorità di bacino, ma sono interventi che generalmente vengono pianificati nell'ambito di misure regionali o statali, perché l'intervento richiede comunque quasi 3-4 milioni di euro e quindi rientrano in programmi di finanziamento di opere di mitigazione dei rischi e comunque zone rosse interessate magari da fenomeni di rischio idrogeologico. Per cui a maggior ragione che è successo questo, ci auspichiamo che nelle prossime settimane, come già ci hanno anticipato dalla Regione, potranno già finanziarci, visto che il progetto, come questa zona e anche in altre, località La Quercia, il centro del paese, abbiamo effettuato tutto ciò che serve per avere i progetti pronti ed intervenire in modo da evitare che queste situazioni possano ripercuotersi anche in futuro, chiedo scusa.
Sindaco, questa è praticamente una delle abitazioni più colpite. Come ci è arrivato qui questo fango? Perché sembra che lì ci sia da quella parte. Sì, sulla sinistra c'è un canale che dovrebbe appunto raccogliere le acque che arrivano da su, e all'interno dell'abitazione ci sono purtroppo, per fortuna, delle finestre dalle quali poi è entrato tutto questo materiale, fanghiglia, pietrisco e quant'altro, creando, diciamo, questo disastro che è solo una parte di quello che c'era ieri, perché una buona parte è già stata rimossa ieri da alcuni volontari della protezione civile e con altro personale che poi ci hanno dato una mano con i mezzi. Come potete vedere, anche queste piante sono state praticamente sommerse dalla sabbia e da questi detriti. Chiaramente aiuteremo la signora a tirar fuori quanto più cosa possibile per far sì che possano ritornare anche loro alla normalità. Secondo lei i danni saranno risarciti dalla regione in qualche modo o no? Ma necessariamente sì, adesso faremo una stima dei danni nei prossimi giorni. Sin da subito ci stiamo preoccupando innanzitutto di ripulire le aree e le abitazioni, e poi faremo una stima di tutti i danni che hanno avuto. Tra domani e dopodomani, con apposita delibera di giunta, dichiareremo comunque lo stato di calamità, perché sono delle situazioni che esulano da quello che è una situazione di normalità. Sindaco, questo solco, questo canale che ha scavato l'acqua, è quello che probabilmente ha salvato le case del paese. Sì, se questo è pure un po' più avanti, dove poi tra poco andremo. In effetti la velocità con la quale è venuta giù questo misto di materiali ha eroso praticamente lo strato superficiale della strada e ha creato tutta una serie di zig zag e soprattutto rimbalzi, che in un certo modo ha rallentato la portata e la piena. Però poi è andata a finire nel torrente, sì, e sì. Quindi non è sceso per la strada, no, cioè una parte è andata nel torrente e parte è continuata nella strada. Sì, si è divisa, ma la cosa importante, ripeto, è che ha avuto questo salto improvviso che ha smorzato un po' con la velocità.
Sì.